Alessandro Floris, segretario territoriale della CISL Funzione Pubblica di Cagliari. L'11 giugno scorso è stata firmata la preintesa per il rinnovo del contratto della sanità privata. Quali sono i punti salienti di questo nuovo rinnovo contrattuale? Ma intanto siamo veramente soddisfatti perché si va verso un assottigliamento tra le differenze tra il contratto del pubblico e del privato. Parliamo del contratto Aio Paris, che comunque segue tutti i contratti che hanno le case di cura private. Qui a Cagliari ricordiamo appunto il gruppo Kinetica, il gruppo Corian, le case di cura di Villa Elena, di Sant'Antonio, abbiamo la nuova casa di cura di Decimomannu, insomma un bacino che conta un numero di lavoratori molto importante. Pertanto è una risposta che viene data sul territorio che ricopre un tessuto sociale non indifferente. Dicevo prima appunto delle novità sostanziali, ovvero sia l'introduzione della svestizione, quindi 14 minuti che già si era firmato sul pubblico, un aumento salariale importante che comunque è quello che ci aspettavamo, un incremento medio di 100-150 euro a seconda appunto della categoria e soprattutto 14 anni senza contratto, si va invece ad un rinnovo. Ora, questa è una preintesa, però a mio avviso ci sono tutte le condizioni perché entro il 10 di luglio si arrivi concretizzamente a una firma completa e un rinnovo veramente interessante. Possiamo dire quindi che siete soddisfatti di come si stanno mettendo le cose? Beh, direi proprio di sì. Se le cose vengono confermate, mantenute negli impegni a livello nazionale, possiamo dire che questa volta ce l'abbiamo fatta e soprattutto abbiamo dato una risposta a quei lavoratori che soffrono, perché non dimentichiamoci che in questa fase col Covid i lavoratori anche delle strutture private sono stati sottoposti a una cosa che è distruggente. Dobbiamo ricordarci che abbiamo sottoscritto cassa integrazione, che abbiamo sottoscritto FIS, quindi comunque degli ammortizzatori che in realtà funzionano in maniera parziale, quindi le buste paga sono vuote e le famiglie hanno fame.